Ben ritrovati con Mondo Futsal TV, il portale dedicato al calcio a 5. Anche questa settimana davvero tantissimi i contributi. Io vi ricordo i nostri contatti mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsal TV. Tutte le immagini del calcio a 5 tra poco, dopo la sigla. Cominciamo dal campionato di Serie A1, vittoria fondamentale per la Rapido Calcio a 5 che in casa ha regolato la pratica Corigliano. Adesso per la formazione nerazzurra ci sarà la sfida contro i bolognesi del caos. Ma andiamo a vedere insieme tutti i risultati e la classifica. Successo dell'Acqua e Sapone contro il Napoli 5-4, la vittoria del caos 3-1 in casa dell'Asti, risultato un po' a sorpresa. Poi il Città di Sestu che perde in casa col Pescara 3-2, il successo, come detto, della Rapido Latina 4-1 contro il Fabrizio Corigliano e poi il pareggio tra la Lazio e il Real Rieti. La classifica vede in testa l'Alter Ego Luparense a quota 29 insieme all'Asti, poi la Lazio al terzo posto a quota 27, Real Rieti 26, Pescara 25, Acque Sapone e Caos a quota 24, Fabrizio Corigliano 18, Rapido Latina 16, Futsal Città di Sesto 14 e poi il Napoli chiude a quota 10. E allora abbiamo parlato proprio del successo della Rapido Latina contro il Fabrizio Corigliano, allora possiamo andare a vedere insieme le immagini a cura di Enrico Pasquali Coluzzi e Gianfranco Marcello. Dopo la Final Eight di Coppa Italia torna il campionato di massima serie e lo fa con una sfida di capitale importanza. Nell'anticipo della settima giornata di ritorno, infatti, la Rapido Latina di Mister Basile ha la grande chance contro il Fabrizio Corigliano di togliersi dalla zona playout e di ridurre a sole due lunghezze il divario con la formazione calabrese, che al momento occupa l'ultima posizione utile per l'accesso ai playoff. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille, un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Battistoni riceve nuovamente il pallone da Avellino. Battistoni, perso il pallone però. Pressione vincente da parte di Viera che poi esplode un sinistro spettacolare, magnifico gol da parte di Viera che ha centrato l'incrocio dei pali, ha battuto l'incolpevole Gilli. Per quel che riguarda anche la Rapido, adesso se ne va Avellino, il tiro in porta di Avellino, scuote la traversa, sfortunatissimo il giocatore argentino in questa circostanza, Luciano Avellino. Succhiaia questo pallone per Baccaro, un gol da fantascienza da parte di Vinicius Baccaro che ha segnato un gol meraviglioso sul secondo palo. Ancora un pallone conquistato da Battistoni, doppia finta, il gol, esplode il Palabiacchini di fronte a questa magia da parte di Battistoni che ha rubato palla praticamente nel momento in cui è stato battuto la ripresa dal Corigliano dopo aver incassato il gol del pareggio. Ancora Vinicius Baccaro, arma il sinistro Baccaro e colpisce il palo esterno, posizione molto interessante, vediamo se riuscirà a far male Del Pizzo, il tiro di Del Pizzo che colpisce il palo, fermato Mattias Lara, ricomincia per Terenzi, ancora Lara, servito benissimo da Terenzi, tiro di Lara, ribattuto ancora Lara, il pallone termina in fondo al sacco, 3-1 da parte della Rapido con la marcatura di Mattias Lara. Fermato all'ultimo, riparte il contropiede del Corigliano, 1-2, attenzione il tiro e il palo esterno colpito da Del Pizzo con Ariatti, prova adesso a velocizzare l'azione ma sbaglia tutto e c'è questo tiro in porta, il pallone che termina nel fondo al sacco e Battistoni dunque è riuscito a segnare il gol del 4-1. Sì, abbiamo iniziato bene, siamo riusciti ad andare in vantaggio e poi in 10 secondi abbiamo preso due gol che
che ci ha punito tanto, perché siamo con la rosa un po' corta e poi Leandrinho si è fatto male, siamo ancora più corti, è difficile giocare qua, essere indietro nel marcatore. E poi Latina ha fatto una grandissima partita, ha meritato vincere. Sì, sì, eravamo consapevoli che loro erano una forte squadra, ci siamo allenati bene, c'è stato un periodo che sono state tante fermate del campionato, che nel momento che stavamo bene, che siamo riusciti a pareggiare la partita contro Asti, poi ci siamo fermati, però nonostante tutto ci siamo allenati bene, sapevamo che questa partita era una finale per noi, era importantissima. E per fortuna abbiamo lasciato tutto in campo, abbiamo giocato per momenti bene, per momenti no, non tanto bene, però l'importante è che abbiamo preso i tre punti e sono rimasti in casa. No, alcune volte lo sport è strano, oggi raccogliamo quello che non abbiamo raccolto con Acque Sapone e Lazio, perché con Acque Sapone non meritavamo assolutamente di perdere, con la Lazio meritavamo di stravincere, non abbiamo raccolto lì, abbiamo raccolto oggi. Complimenti a Corigliano che ha fatto una grande partita, noi non abbiamo fatto una grande partita, però era una partita troppo importante per la classifica, i ragazzi forse hanno sentito tantissimo, come un po' tutti. E alcune volte queste partite si vincono anche col carattere, con il fatto di sbagliare quanto di meno possibile in una gara. Ci prendiamo questi tre punti perché eravamo in credito, diciamo, con la sorte, che con Acque Sapone e Lazio avevamo veramente fatto due grandi gare, come ad Asti, dove l'Asti ha pareggiato a 30 secondi dalla fine. Spazio adesso al campionato di Serie B. È stata una vittoria meno scontata del solito, quella ottenuta dalla Virtus Fondi contro il Falanino di Coda Civitanova. Grande sofferenza da parte dei sudpontini, ma poi lo scatenato Lauretti ha deciso la gara. Nel prossimo turno il Fondi se la vedrà contro il Porto San Giorgio, attualmente quinto in classifica, reduce dal buon pari esterno conquistato proprio a Perugia. Allora andiamo a vedere insieme i risultati e le classifiche e poi le immagini della sfida del Fondi. L'Atlante Grosseto batte 5-1 il Maran Murcia, calcio a 5, successo in trasferta della Futsal Aprutino contro il Foligno. Poi c'è il successo dell'Olympus in casa contro l'Ardenza Ciampino, 5-1, pareggio tra Perugia e Porto San Giorgio, 4 pari, addirittura 11-4. Il successo in esterna del Prato Rinaldo contro la San Giorgese, la vittoria della Virtus Fondi, come detto, sul Civitanova per 5-4. La classifica vede in testa l'Olympus a quota 43, segue Maran Nurzia calcio a 5 a 38, Futsal Aprutino terzo a 37, poi Prato Rinaldo 35, Porto San Giorgio 34, l'Ardenza Ciampino a quota 30, il Perugia e la Virtus Fondi a quota 24, Atlante Grosseto 23, Foligno calcio a 5 15, San Giorgese 5, chiude il Civitanova a quota 4. E come promesso andiamo a vedere proprio tutto quello che è accaduto nella sfida tra Virtus Fondi e Civitanova nelle immagini a cura della redazione di Fondi.
E ora voltiamo pagina, parliamo del campionato di Serie C1. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l'Eagles Aprilia, che ha battuto il TCP Parioli con il punteggio di 6-4. Non è stata una sfida facilissima, ma alla fine la squadra pontina ce l'ha fatta per il prossimo turno. Invece impegno importante in casa del Lido di Ostia. Ma andiamo a vedere proprio il prossimo turno e la classifica. Prima però spazio ai risultati dell'ultima giornata con il successo dell'Active Network 6-0 contro il Minturno, la vittoria del Città di Pagliano 4-2 contro l'Albano, poi il successo della Capitolina Marconi contro Real Fontana 6-4, Civitavecchia che stende in casa la Mirafin 3-2, l'Eagles Aprilia che batte come detto il TCP Parioli 6-4, la sconfitta della Lazio Calcetto in casa contro il Lido di Ostia 4-1 e poi il successo del nuovo Atletico sull'Anni Nuovi Ciampino 4-3. Chiudiamo con la Virtus Palombara che stende in casa 5-2 l'Atletico Civitavecchia. La classifica vede in testa la Capitolina Marconi a quota 59, segue Virtus Palombara 56, Lido di Ostia 54, Active Network 49, Nuovo Atletico Ferentino 38 insieme all'Anni Nuovi Ciampino, poi Città di Pagliano a quota 31 insieme alla Mirafin, Atletico Civitavecchia, Real Castelfontana insieme all'Albano a quota 30, Lazio Calcetto 27, Civitavecchia 26, Eagles Aprilia che raggiunge quindi il TCP Parioli a 16, Minturno chiude a quota 0. Il prossimo turno la formazione dei Parioli sfiderà in casa l'Active Network, poi la Mirafin che ospita l'Albano, Anni Nuovi Ciampino che sfida la Capitolina Marconi, poi c'è il match tra la Real Castelfontana e il Civitavecchia, Lido di Ostia come detto ospita l'Eagles Aprilia, squadra assolutamente da seguire, Città di Pagliano che ospita in casa Lazio Calcetto, Atletico Civitavecchia che sfida il nuovo Atletico Ferentino e poi il Minturno che ospita la Virtus Palombara. E ora spazio al campionato di C2 dove continua a vincere la neo capolista Gymnastic Fondi 5-2, il successo contro la Connect Calcio a 5. Tengono la scia lo Sport Country Club Gaeta che supera a fatica l'FC Cisterna e il Velletri che si impone però con qualche difficoltà sulla Vis Fondi 2-1 il risultato finale. Ma andiamoli a vedere tutti i risultati con la classifica e il prossimo turno. Partiamo dal successo in esterna della Fortitudo Terracina 6-3 sul Città di Minturno Marina, poi la vittoria come detto della Gymnastic Studio Fondi 5-1 sulla Connect Calcio a 5, Penta Pomezia perde in casa con l'Atletico Anzio Lavinio 5-3, la vittoria dello Sporting Country Club Gaeta sull'FC Cisterna 5-4, il successo 8-2 dello Sporting Giovani Risorse contro il Pomezia Laurentum e poi la vittoria del Velletri in casa sulla Visfondi 2-1. Chiude il pareggio nel derby tra Vigor Cisterna e Real Podgora 2-2, il punteggio finale. Andiamo adesso a vedere la classifica che vede in testa la Gymnastic Studio Fondi a quota 47, segue a due lunghezze di distanza lo Sporting Country Club a 45, poi Atletico Anzio Lavinio e Velletri a 44, Sporting Giovani Risorse 34, Real Podgora 31, FC Cisterna e Penta Pomezia 26, Vigor Cisterna 23, Visfondi 22, Fortitudo Terracina a quota 17, Connect Calcio a 5 a quota 16 insieme al Pomezia Laurentum, chiude il Città di Minturno Marina a quota 3. E adesso vediamo cosa ci aspetta nel fine settimana per quanto riguarda la sfida del Real Podgora che ospita in casa il Città di Minturno Marina, poi Fortitudo Terracina Gymnastic Studio Fondi, Pomezia Laurentum, Penta Pomezia, il derby assolutamente da non perdere, Atletico Anzio Lavino, Sporting Country Club Gaeta, Connect Calcio a 5, Sporting Giovani Risorse, FC Cisterna, Velletri, poi Visfondi, Vigor Cisterna. Adesso apriamo lo spazio riservato al campionato di Serie D, Girone A, dove continua il testa a testa tra le prime due della classe. Successo per lo United Aprilia 7-1 contro l'R11 Latina, vince anche la Fortitudo Pomezia. Allora andiamoli a vedere i risultati e la classifica. Partiamo dal successo in esterna dell'L Nettuno 7-1 contro l'Atletico Rocca Massima, poi la sconfitta interna delle Città di Anzio 3-2 contro Latina Scalo Cimil. Il Libo Calcio a 5 perde in casa contro il Fora 92 2-1, PR 2000 Aprilia Fortitudo Futsal Pomezia 4-6, il successo interno come detto della United Aprilia 7-1 sull'R11 e poi la Virtus Latina Scalo che perde in casa con dilettanti Falasche per 3-2, ha riposato la Real Latina.
La classifica viene in testa alla United Aprilia, quota 45, insieme alla Fortitudo Futsal Pomezia. Segue Latina Scalo Cimila, quota 37, poi Real Latina a 29, Flora 92, 27, Lele 21, 26, Dilettanti Falasche 25, Città di Anzio 23, Virtus Latina Scalo 14, PR 2000 Aprilia 13, Atletico Rocca Massima e Libo Calcio 5, 11, chiude l'R11 Latina a quota 3. Due contributi da vedere, il primo ci parla della sfida tra United Aprilia e R11 Latina a cura di Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero, vediamo. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti al Pala Rosselli di Aprilia. Quest'oggi 18esima giornata del campionato di Serie D Girone A. Lo United Aprilia ospita l'R11 Latina, una sfida che a guardare la classifica sembrerebbe davvero scontata. Si ricomincia, ma ancora un errore da parte dell'Aprilia, imprecisa in questo avvio, e allora ci prova Morzilli che mette dentro il vantaggio dell'R11 Latina. Sacchetti prova a liberare il destro, Sacchetti, il vantaggio dell'Aprilia. Criscuolo, pallone dentro, Galietti fuori, arriva il gol, 3-1, diagonale vincente di Luca Galietti. Poi il pallone che finisce a Galafate per Guaramonti, Di Giorgio, Galafate, 4-1 per lo United. Fischio dell'arbitro, Criscuolo e la palla in rete, punizione vincente. Poi va via Morzilli, fermato però da Criscuolo, ancora lui, il gol di Sacchetti, che conclude questa azione di contropiede rapidissima. Guaramonti, palla in rete, triangolo vincente nella formazione di Maggi. Sì, insomma, veniamo da una settimana un po' difficile, però comunque siamo una grande squadra, prima o meno ci siamo messi con la testa e abbiamo fatto il nostro dovere come tutti i sabati, insomma. Abbiamo giocato e abbiamo vinto la partita facilmente. Matteo Viglianti, un primo tempo piuttosto discreto, a parte quel finale dove insomma lo United ha affondato, poi vabbè, la caratura superiore è venuta fuori. No, lo sapevamo, poi noi avevamo oggi, siamo venuti con la rosa molto ristretta, avevamo solo il cambio a disposizione, di cui un ragazzo preso proprio all'ultimo per problemi di lavoro non è potuto venire. E niente, abbiamo fatto il possibile, i primi 20 minuti penso abbiamo giocato un buon primo tempo, poi la loro caratura è venuta fuori, cioè da Valente a Trobbiani, sono buoni giocatori per la categoria, anzi ottimi direi, magari averceli, però dai miei non gli posso rimproverare niente se non alcuni errori in fase difensiva che purtroppo questo è. E adesso invece andiamo a vedere il gol della sfida tra PR 2000 Aprilia e Fortitudo Pomezia per gentile concessione di Paolo Red Aiello e Bruno Ablasio. Vai a Italia!
Siamo giunti nell'ultima parte del nostro programma, parliamo del campionato di Serie D, ma stavolta del girone B, dove soffre ma vince il Real Terracina, impegnato nel difficile match esterno contro il Real Fondi di mister Anto Giovanni, 5-3 il risultato finale. Non è proseguita invece la sfida dell'Accademia Sport, la cui gara contro l'Olympus è stata sospesa per un infortunio al giocatore ospite La Rocca. Andiamo a vedere insieme risultati e classifica. E come detto, sospesa dopo 3 minuti la sfida tra Accademia Sport e Olympus Sporting Club. Il successo nel derby del Formia Calcio sul Formia 1905, 7-0 il punteggio finale. Nuovi Orizzonti che perde in casa 4-2 con il Città di Pontini a calcio 5, poi il Real Fondi che perde davanti al proprio pubblico 3-5 contro la Real Terracina. È stata rinviata invece la sfida tra San Giovanni Spigno e Atletico Sperlonga. Chiude il successo dello Sporting Terracina 6-4 sul campo del Suglio. In testa vediamo la Real Terracina, quota 39, a 8 lunghezze di distanza ci sono il Formia Calcio e l'Accademia Sport a quota 31, poi Real Fondi 25, Sporting Terracina 24, Suio 23, Città di Pontigna 22, Olympus 21, Formia 1905 16, San Giovanni Spigno 14, Atletico Sperlonga 13 e poi Nuovi Orizzonti a quota 5. E adesso gustiamoci le immagini più belle della sfida tra Real Fondi e Real Terracina, a cura proprio della redazione di Fondi.
Insomma, abbiamo visto tutto quello che è accaduto nell'ultimo fine settimana del calcio a 5. Ovviamente il nostro portale seguirà quello che accadrà nella prossima settimana. Io ricordo i contatti mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsaltv. È davvero tutto da Davide Mancini. Appuntamento alla prossima settimana.